Alleluia, alleluia, siano lodati Gesù e Maria. Bene, bene, cari fratelli e sorelle, cerchiamo di capire un po' meglio la parola di Dio che la liturgia ci offre quest'oggi, all'inizio di una nuova settimana. La parola di Dio che si può concentrare in un tema essenziale, basilare, proprio il caso di dirlo, per la nostra vita spirituale, l'umiltà. Nel Salmo responsoriale, inizierei da lì, abbiamo ripetuto insieme: non a noi Signore, ma al tuo nome da gloria. Fu questo il motto di San Giovanni Ud, fondatore dei figli del cuore immacolato di Maria, una congregazione francese che ci ricorda, da santo qual era, come sia veramente buffo, ridicolo, volersi far belli, come si dice popolarmente, con la coda del pavone, cioè esaltarsi, autoglorificarsi per demeriti o delle qualità che sono di altri. Il problema non è soltanto dalla parte del soggetto oggetto di attenzioni e onori da parte degli altri, ma il problema si pone anche dalla considerazione, alle volte la sopravvalutazione di chi esprime un giudizio, in questo caso benevolo, perché nella maggior parte dei casi noi siamo abituati a giudizi malevoli, a critiche, a pettegolezzi non certo carini e simpatici. Questo atteggiamento, che potrebbe sembrarci singolare e anomalo, si spiega con l'atteggiamento dell'uomo e poi anche con l'atteggiamento sociale di chi cerca un punto di riferimento, un modello esistenziale, anche mondano, che inventa per poter stare bene. Mi spiego meglio. In questi giorni di pandemia, senza nulla togliere naturalmente a quanti lottano efficacemente con tanto sacrificio contro il coronavirus, sono rimasto colpito da una vignetta, anzi da un disegno, che ci mostra un bambino che ha tra le mani non uno dei classici supereroi, come, che ne so, l'Uomo Ragno, Batman, Superman, Iron Man, ma il simulacro di un infermiere, di un dottore. Perché questo? Perché nella nostra società, che ha già registrato da qualche decennio e sempre più progressivamente l'assenza dei padri, per dirla alla lacaniana maniera, abbiamo oggi bisogno di reintegrare nell'immaginario collettivo non solo la figura del padre, ma la figura dell'eroe, che è colui che provoca quel cambiamento epocale auspicato, che non è soltanto la rottura della routine, di quegli schemi che hanno procurato incertezze e infelicità agli uomini, ma è colui al quale, deresponsabilizzandosi personalmente, ci si aspetta chissà che. È come se in una squadra di calcio di 11 componenti si affida a Maradona o al Messi di turno, per chi è juventino, mettiamoci pure Ronaldo dentro, che cosa? La capacità di fare il portiere, il difensore, il centrocampista, l'attaccante e il marcatore. Non è possibile questo. È necessario che ognuno faccia la propria parte.
E quando Paolo e Barnaba, che rischiarono la lapidazione, iniziarono la loro predicazione presso dei pagani, nella Licaonia, nella fattispecie, si vede come gli abitanti di quella regione, che stavano appena conoscendo Gesù grazie all'annuncio cherigmatico di Paolo e Barnaba, li scambino per delle divinità viventi, li trasformano in dei. E Paolo e Barnaba naturalmente sono confusi e rifiutano tutto questo, perché significherebbe il fallimento della loro azione, della loro missione. Devono annunciare Cristo, devono annunciare il Dio fatto uomo, devono annunciare la sua vita, la sua morte, la sua resurrezione. E quindi cercano di interloquire con gli abitanti di quella regione dicendo: non è a noi che dovete applaudire, non è noi che dovete adorare, noi vi stiamo portando come mediatori a conoscenza di qualcosa che va al di là e che è al di sopra di noi. Nella vita pratica, quante volte invece succede che noi ci crogioliamo, ci autocompiacciamo per demeriti che non sono nostri? O abbiamo delle posizioni sociali che non rientrano nel progetto di amore e di santificazione di Dio per noi, perché ci potrebbero fare del male, visti come siamo. Oggi la Chiesa esalta Sant'Ignazio di Lacco, è una memoria per noi francescani, un cappuccino sardo vissuto nel XVII secolo, che si è fatto santo facendo il questuante, il cosiddetto frate cercatore di un tempo. Colui che col somarello e con la bisaccia andava di casa in casa a chiedere un po' di olio, un pezzo di pane, un caciocavallo, ecco, qualche verdura da portare in convento per i fraticelli. Si è fatto santo così. Ma non per il fatto che cercava queste cose qua, perché si umiliava cercandole. E perché accompagnava a questa richiesta il dono da parte sua della parola di Dio, del buon consiglio, del conforto, dell'ascolto, che valevano sicuramente molto di più del caciocavallo, del pezzo di pane o dell'uovo o della verdura o della mela che gli davano. Il Vangelo, e ci avviamo alla conclusione, ci presenta anche da parte degli Apostoli quel senso di elezione, esclusività, che però loro stesso condannano con sorpresa, accolgono dicendo a Gesù: ma come mai tu ti riveli soltanto a noi? Ma Gesù fa capire loro che quando saranno mossi dall'azione dello Spirito, cioè dopo la Pentecoste, il quadro alle mie spalle, l'icona alle mie spalle, una volta che lui sarà risorto e poi ancora sceso al cielo, ma questo gli apostoli, ecco, non lo sapevano ancora, sarà chiara quella che è la missione degli apostoli, l'apostolato, l'evangelizzazione. E come ciò che trasmetteranno non appartiene loro, o meglio, non viene da loro, non è loro, ma viene trasmesso da loro agli altri, come un dono ricevuto da condividere. Ecco, questa è la nostra fede. Ci sono paesi nei quali anche l'essere cristiani fa sentire gli altri da un punto di vista sociale più importante, che ne so, dei pagani. Sarebbe un grave errore fare questo. In Italia magari tutto il contrario, ci vergogniamo di essere cristiani e siamo fieri quando ostentiamo l'appartenenza, non so a quale rito o confessione pagana, celtica, animista, siamo fantastici. Ecco, le mode passeggere, no?
la religiosità individuale, popolare, ma è proprio così. Dobbiamo evitare di fare anche della Chiesa e del nostro credo una gnosi, solo un fatto di conoscenza per alcuni eletti, un gruppo di privilegiati, perché il Vangelo va diffuso a tutti. E va diffuso a tutti nella misura in cui non solo lo predichiamo, come faccio io che sono prete, ma lo annunciamo, e questo vale per tutti, con la vita di ogni giorno, con tanta umiltà e con tanta carità, che significa pazienza, che significa perdono, come dice sempre San Paolo, che significa benevolenza, che significa generosità, che significa...